Eravamo al punto in cui il pubblico ministero stava cercando di focalizzare come, dopo che gli elementi acquisiti in punto di prova indiziaria sono tanti e ve li ho descritti a lungo stamani, c'era la possibilità di vedere se c'erano anche elementi oggettivi ancora più gravi, se si può fare una gerarchia di quelli già esaminati, elementi oggettivi che leghino come reperti Pacciani agli omicidi, o meglio, a una delle vittime alla pistola. E avevo messo in evidenza come questi elementi ci sono, ci danno quella tranquillità ulteriore della quale forse non c'era bisogno, ma che, essendoci, ci lascia ancora più tranquilli in punto di ricostruzione indiziaria, e questi elementi sono quella cartuccia che è stata trovata nell'orto e che lega indissolubilmente Pacciani, tramite la cartuccia, all'arma dei delitti, e quel blocco che lega Pacciani a una delle vittime. Allora vorrei vedere un attimo fino in fondo se questi elementi indiziari oggettivi possono essere esaminati nella loro completezza, nella loro obiettività, nella portata indiziaria grave che hanno, se ci sono elementi di dubbio o se possiamo stare tranquilli. Perché, dicevo, Pacciani ha cominciato a dire: non è roba mia, mi ce l'hanno messa. Allora vediamoli uno per uno. Queste sono le domande che per ognuno di questi reperti noi ci dobbiamo fare per vedere se il processo ha consentito o meno di togliere dubbi. Cioè, questi due reperti, blocco e cartuccia, sono sicuramente stati trovati in mano di Pacciani e sono suoi? O qualcuno può aver influito in questo, primo? L'altro, sono pertinenti i delitti? Sono un proiettile che ha a che fare con quell'arma veramente? È un blocco che ha a che fare con la vittima? Con una delle vittime? Queste sono le due domande sulle quali noi dobbiamo essere sicuri che il processo ha dato risposte. Se queste risposte positive ci sono, allora il quadro indiziario è veramente completo. Vediamo la cartuccia. La cartuccia innanzitutto ci ha risposto alla prima domanda, lui: non è mia. Quindi ha risolto il problema molto allegramente. Vediamo. Noi sappiamo che non lo possiamo credere, però non ci interessa questo. Vediamo in concreto come stanno le cose. La prima cosa che ci ha detto Pacciani di questa cartuccia, prima che noi facessimo le verifiche, è: non è mia, me l'hanno messa. E qui bisogna anche vedere il che tipo di calunnia ha fatto. Il giorno in cui sono stato scarcerato, questa è la prima sua dichiarazione che fa al PM, quando mi scarcerarono nel 91 mi accompagnò a casa il cappellano del carcere di Sollicciano insieme a un detenuto. Quindi, caro PM, la cartuccia non è mia, nel mio orto mi ce l'ha messa il cappellano del carcere di Sollicciano che mi ha accompagnato, il quale quel giorno era in compagnia di un mio condetenuto, tale Sgangarella. È stato lui che mi ce l'ha messa. Ecco, questa è la prima dichiarazione che fa. Dopo, man mano che si rende conto di quanto evidentemente questa è solo una calunnia, continua imperterrito fino a ieri, dice: è un trucco, mi ce l'ha messo. A volte dice: è stata la polizia, a volte è stato qualcuno che mi ha voluto fare questo scherzo. Bene, noi abbiamo questo dato di fatto. Allora dobbiamo partire dall'analisi di questo ritrovamento, perché lui dice: innanzitutto gli ha messo lo Sgangarella, un detenuto, uno condannato per fatti gravi, quindi lui subito scarica le responsabilità a terzi, quindi vuol dire che per lui è importante. La prima mossa che fa non è quella di dire non è importante, è quella, quindi sa
che è importante, se no non si metterebbe lì a scaricare la responsabilità su terzi. Vedete come già in quel primo momento Pacciani sapeva di avere nell'orto un qualcosa di veramente per lui inquietante, se no non avrebbe scaricato la responsabilità su terzi, avrebbe detto e che è una cosa che non mi interessa, non ha niente a che vedere. No, lui sa che quel proiettile trovato lì nell'orto è per lui compromettente. Eccoti servito PM, non è mio, è di terzi. Allora vediamo com'è stato trovato. È stato trovato nei modi che sappiamo, sono state fatte quelle riprese con la telecamera lunghe, minuziose, sono state ricostruite tutte in quest'aula. Sappiamo come, dove, quando è stato trovato, un elemento oggettivo al di là del discorso Coccinella, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, su questo non lo possiamo credere, abbiamo sentito la polizia giudiziaria, ci sono i filmati, se avete dubbi riguardateli, avete già sentito a lungo come e perché i vari ufficiali di polizia, che non era uno solo, vi hanno spiegato di come casualmente trovarono quella cartuccia nell'orto. È ovvio che cercavano la pistola, non cercavano il proiettile. Allora il discorso della caccia e delle buche è invece importante, perché è quel discorso che ha mosso la polizia a cercare quel proiettile. Vi abbiamo dimostrato come quei due agenti di polizia giudiziaria della Criminal Pol, che facevano l'attività di osservazione particolarmente, bisogna riconoscere, qualificati, che vennero in aula e vi descrissero come e perché lo vedevano cercare nell'orto da quella finestra, misero in allarme chi indagava. Dicevano questo cercava, sondava il terreno, lui ieri vi ha detto che il sondino gli serviva per fare le buche, no, lui sondava per vedere, chissà cosa cercava, barattoli, non barattoli, pistole, non pistole. Non si può negare che la polizia e chi stava dietro la polizia pensava di poter fare un'operazione che consentisse di trovare qualcosa di più di quel proiettile, perché negarlo oggi? Quindi il dato è questo, si cerca nell'orto non perché viene un'idea particolarmente felice a qualcuno, ma perché è Pacciani che con il suo comportamento comincia a far sospettare che in quell'orto c'è qualcosa di importante. E su questo io non avrei proprio niente da dire, quindi sono dei dati di fatto sicuri. Come viene trovato lo sappiamo, cosa rappresenta quel proiettile ve l'hanno a lungo spiegato ufficiali di polizia giudiziaria e a lungo spiegato i periti. Sono delle emergenze oggettive di questo proiettile che per noi sono ancora elementi importantissimi, perché importante si cercava perché ce l'aveva fatto cercare lui, lui si comporta in quel modo e sa che è importante, tant'è che addebita tutto a questo benedetto Sgangarella e al cappellano di Sollicciano. Noi vediamo cosa dice questo proiettile. Innanzitutto esame oggettivo, è un proiettile non sparato. Quindi il fatto che non sia sparato è un proiettile che non aiuta granché, perché mancano le tracce primarie dello sparo, quindi un proiettile apparentemente, perché per fortuna posso dire con cognizione di causa che è apparentemente un proiettile apparentemente muto, non dice alla prima visione granché, alla prima visione, però reca impressa una lettera A. È stato rinvenuto nella perquisizione del 29 aprile 92 nella cavità di un palo di cemento. Questo è 29 aprile. È un dato certo, ma quale emergenza viene dopo il ritrovamento di questo proiettile, oltre la grande delusione di chi cercava, perché un proiettile apparentemente muto, c'è solo l'H, era piena la polizia di proiettili rinvenuti in qua e là muti, sono a giro, ce ne sono milioni, in sé non dicono niente, non servono a niente. Si fa un primo esame su questo proiettile e si vede qualcosa di diverso, cioè nel gabinetto di polizia scientifica, è venuto a riferirvelo il dottor Donato, ci si accorse a un esame accurato
che il proiettile non era muto, per fortuna. Era un proiettile, non era muto, per fortuna. Era un proiettile che poteva parlare, dire qualcosa di sé, della sua storia. È importante, no? Perché in una vicenda come questa, se un proiettile interessa, un proiettile deve avere una possibilità di essere collegata a un'arma, se no, se si guarda solo la sua composizione, o peggio, di che rame è un po' poco. E allora furono nominati degli esperti e si cercò di capire quello che aveva visto in un primo momento il dottor Donato del gabinetto di polizia scientifica. Cioè il primo esame di questo proiettile mise in evidenza, primo esame, quello proprio all'inizio, che la lettera H aveva delle coincidenze morfologiche con quelli conosciuti. Ma quello che era più importante è che anche quel proiettile aveva un H che era prodotta da una matrice che veniva dagli stessi punzoni, anche questo lo avevamo già focalizzato, perché non è un proiettile come tanti altri H, ma è proprio un proiettile con un H che pare essere della stessa matrice, tutte quelle cose che sappiamo. Ma c'era un terzo dato che identificava quel proiettile, e è questo il dato che ha permesso di andare avanti e di dire non è muto, perché questo proiettile aveva delle impronte sopra che lo individualizzavano non come proiettile nella sua materialità oggettiva, ma nell'impronta passiva del meccanismo dell'arma in cui era stato, cioè non il proiettile nel suo essere come oggetto, ma nell'impronta passiva dell'arma che ci aveva lasciato sopra qualche segno. Allora il proiettile aveva una caratteristica oggettiva importante. Quali erano queste tracce? Erano delle microstrie sul fondello laterali che erano utili per confronto. Quindi la prima traccia che c'era sopra, balistica, che permetteva di dire questo proiettile era importante, è che era un proiettile che era stato in un'arma e quest'arma aveva lasciato innanzitutto delle tracce laterali. Perché sul margine vi erano delle microstrie rettilinee e parallele. Focalizziamo bene questo dato. Vi erano poi sulla superficie laterale di questo proiettile, laterale del cilindro, sono state evidenziate due lievi incisioni. Terzo, sulla superficie del fondello vi è un'incisione netta. Quindi tre tracce diverse che permettono di capire qualcosa della storia di questa cartuccia. Le più importanti erano le impronte laterali, le microstrie sul fondello, perché erano delle impronte secondarie di quel fenomeno che viene chiamato spallettamento. Era un'impronta relativa a un proiettile che era stato in un'arma e aveva ricevuto dall'otturatore una tale impronta nell'inserimento in canna. Questa impronta c'era. Allora sono impronte importanti, perché si disse, guardate, queste impronte permettono di vedere se è possibile confrontarle. Cioè ci si accorse subito che quelle impronte, la polizia si accorse di quelle, il gabinetto di polizia scientifica, erano quelle impronte secondarie, diverse dalle primarie che sono sul fondello, ma sono quelle laterali, quindi non percussione, non estrazione, non espulsione, ma altre impronte, quelle che sono chiamate impronte secondarie di spallettamento, che sono impronte, ci ha spiegato il dottor Donato, universalmente riconosciute nel mondo come impronte secondarie che vengono prese in considerazione quando mancano le primarie dello sparo. Sono impronte chiamate secondarie. Sono, e questo è importante, impronte che sono come
Le impronte digitali sono uniche per ogni arma, poi vedremo perché. È universalmente riconosciuto che sono uniche per ogni arma, bisogna vedere poi in questo tipo di armi in particolare, e sono impronte che la individuano. Se queste ci sono, se queste impronte su un proiettile ci sono, si sa e si può dimostrare che sono uniche. Quindi sono individualizzanti le impronte. Continuo a ricordare a voi che si tratta delle impronte, non del proiettile. Ieri parlavo dell'oddigiotto, cioè dell'impressione. Non interessa il proiettile, non interessa la carta, il foglio, la tela, la pietra su cui il pittore ha fatto la sua impronta. È l'impronta del pittore che interessa, pittore inteso come arma. Quindi questo è qualcosa che è fuori dal proiettile, che ci va dopo come impronta. Ecco il dato che ci permette di essere tranquilli. Se c'è questo dato confrontabile, possiamo andare avanti. Questo emerse. C'erano su quel proiettile questo tipo di impronte che erano caratteristiche come posizionamento, come andamento, come numero di fasce, come livello altimetrico. Il primo giudizio che fu dato dalla presenza sul proiettile di queste impronte fu il giudizio di utilità per confronti, cioè c'erano, erano utili per confronti, esattamente lo stesso giudizio che si fa con le impronte digitali. Si guarda se sul bicchiere ci sono impronte, se ci sono meno di tot strie si dice non sono utili, se sono più di 14, 16 o quel che è, sono utili per confronti. Si disse quelle su quel proiettile, impronte secondarie, sono utili per confronti. Può darsi che queste impronte secondarie abbiano subito una alterazione per la successiva percussione sopra, bisogna vedere quelle a monte, a valle della percussione, cosa è rimasto. Saranno piccolissime perché sono laterali, ma essendo impronte a freddo fatte al di fuori della percussione, sono impronte importantissime. Sono concetti difficili, ma cerco di semplificarli al massimo. Li hanno fatti i periti, sono sicuro che voi li avete capiti meglio di me, ma insisto ugualmente. Sono impronte che sono talmente caratteristiche e uniche, se ci sono possiamo sperare di confrontarle. Solo in quel momento, quando ci si accorse che c'era questa individuazione dell'impronta, si disse: beh, cosa stiamo a fare? Andiamo subito a vedere se nei proiettili, anzi nei bossoli che sono stati sparati e repertati negli omicidi, ci sono impronte simili. Si fece un incidente probatorio, si dette incarico a il GIP a dei periti, si dette incarico all'ingegner Benedetti di Gardone e al generale Spampinato di vedere se sui bossoli c'era qualcosa di simile, queste impronte secondarie diverse dalle primarie. La prima cosa che notarono i periti e che queste impronte secondarie erano effettivamente anche sui bossoli degli omicidi. Questo è importantissimo, potevano non esserci perché la polizia ci aveva solo detto su questi di Pacciani ci sono, se ci sono anche su quelle degli omicidi sarà possibile confrontarli e vedere se sono uguali, ma il primo giudizio era necessario farlo sulla presenza o meno di simili impronte secondarie. I periti verificarono, erano sicuri di quello che potevano fare, ma lo verificarono e dissero: ogni esemplare di pistola Beretta calibro 22 LR serie 70, a causa delle tracce di lavorazione presenti sullo spigolo inferiore della testata dell'otturatore, produce nella maggior parte dei casi e sempre nella fase di introduzione in canna della cartuccia una serie ripetitiva di microstrie tra loro parallele su un piccolo settore situato in prossimità del collarino del fondello del bossolo. Proprio così. Anche la Beretta
vendetta, non, come tutte le armi, la calibro 22, è un accertamento in più che fecero, non necessario, perché è universalmente noto che le armi, le pistole lasciano queste impronte spollettamento, ci fu la verifica sperimentale che anche queste armi producono questo tipo di impronta prima dello sparo. Allora si fece il confronto. Facciamo, e questo fecero i periti, il confronto fra queste impronte secondarie sul bossolo di Pacciani, trovato nell'orto di Pacciani, e sui bossoli degli omicidi. Conclusero, nel modo che sappiamo, onesto, leale, giusto, corretto, che noi dobbiamo richiedere a ogni perito. Dissero e spiegarono perché loro potevano concludere in un solo modo. Sulle microstrie trovate nel confronto fatto fra il bossolo cartuccia di Pacciani e quelli degli omicidi, repertati negli omicidi, portavano ad una verifica di una buona identità, di un'identità significativa, di una buona coincidenza dell'andamento delle microstrie. E spiegarono perché non potevano andare oltre, perché c'erano delle differenze, ma non erano dovute alle microstrie originali, erano dovute, ve l'hanno spiegato, al fatto che le differenze erano che il bossolo di Pacciani, la cartuccia non era sparata e la microstria era vergine, nei bossoli sparati era stata obliterata in parte dal meccanismo di sparo, percussione. E aggiunsero, sono talmente spazi piccolissimi quelli rimasti in cui abbiamo fatto il confronto che l'aver trovato queste coincidenze ci lascia tranquilli sull'identità. La cosa più importante che dissero è che non avevano trovato nessuna divergenza, cioè un'impronta individualizzante in quel modo, in parte coperta, era identica. Non c'era alcuna divergenza. E fecero di più. Ci dissero e ci hanno detto, e negli atti, che la coincidenza nei modi che ho detto era fra il proiettile Pacciani e tutti i bossoli repertati negli omicidi. Cioè non un solo omicidio. Questa era una cosa che non solo lega ancora una volta gli omicidi fra sé, ma lega indissolubilmente il proiettile trovato a Pacciani con quelli repertati negli omicidi. Addirittura concludo dicendo che la presenza di microstrie comparate sono in tre bossoli per l'omicidio Gentilcore Pettini, in uno nell'omicidio Foggi Denuccio, due Baldi Campi, uno Migliorini Mainardi, uno Meyer Rusch, quattro bossoli con le stesse identiche nel Morio Crevi Chibli. Perché? Non è completa, perché c'è quella percussione sopra. Allora, perché noi diciamo che questa è identità? Perché gli spazi sono talmente piccoli? Perché, ci concludono i periti, gli elementi di identità sono dati sia per quanto attiene all'andamento di queste microstrie, sia al posizionamento reciproco dei microprofili, soprattutto per quelli più profondi e maggiormente incisi. Si tratta, ci hanno detto, di superfici non omogenee in cui per correttezza noi periti non possiamo dire di più. Il dottor Donato vi ha spiegato perché l'identità è totale e perché, trattandosi di microstrie talmente piccole, il fatto che siano uguali in spazi infinitesimali ci dà sicurezza, una sicurezza che a dei periti balistici non può essere ovviamente chiesta in un caso come questo. Loro devono dire solo, come correttamente hanno fatto, quali sono le identità. Il discorso di certezza deve venire anche da altri elementi, e noi li abbiamo tutti. In parole povere, noi sappiamo che la possibilità di confronto si è potuta eseguire perché quell'otturatore della beretta di questa
benedetta calibro 22 che ha colpito sempre ha delle caratteristiche particolari che producono microstrie, che sono su tutte, sia sul bossolo Pacciani che sugli altri. È un otturatore che ha caratteristiche attive tali da fare microstrie identiche. Ci hanno spiegato i periti che è un otturatore che ha queste caratteristiche attive perché nella fase della lavorazione della fresa ci sono delle imperfezioni che poi vengono ripulite a mano con una lima e con degli scovolini, per cui ogni otturatore nella parte attiva, che poi colpisce quando inserisce il proiettile in canna, è diverso dall'altro, perché per forza è un otturatore che è stato lavorato a mano. Io insisto col dire siamo tranquilli e dobbiamo riconoscere che noi oggi possiamo dire che abbiamo una sicurezza in questo, perché quell'otturatore è unico con quelle forme, è in quella pistola che noi non abbiamo trovato, ma è in tutti i bossoli l'impronta che lascia quell'otturatore degli omicidi e sul proiettile di Pacciani. È un otturatore che un giorno un ignaro operaio della Beretta 25-30 anni fa, lavorando quell'otturatore, l'ha fatto in modo che oggi ci ha consentito di dire noi possiamo paragonare quel proiettile di Pacciani con quei bossoli. Dobbiamo ringraziare l'ignoto operaio della Beretta che lavorò quell'otturatore. Questa è la sintesi di tutto questo discorso. È così. L'impronta è stata data da quell'otturatore lavorato a mano. Allora, vedete come in questo modo queste microstrie consentono di dire che quel proiettile trovato nell'orto dei Pacciani è stato proprio colpito da quello stesso otturatore di quella pistola. Ma c'è di più. Dicevo all'inizio, le tracce trovate su quel proiettile sono anche altre. Ci sono delle tracce laterali che sono, ci hanno detto i periti, la prova che il proiettile si è inceppato un giorno. C'è la prova dell'inceppamento dell'arma, ci dicono i periti, con l'innalzamento della cartuccia che è rimasta tagliata tra la canna e l'otturatore, scarrellando poi. Poi o è caduto o è stata estratta manualmente. Ma c'è ancora di più. Sono tracce, allora, quelle importanti sono le microstrie perché sono su tutti. C'è la spiegazione di questa mancata introduzione su questi segni laterali, ma c'è un'altra significativa rilevante identità, ci hanno detto i periti, e l'hanno questa messa in evidenza proprio loro. Cosa ci hanno detto? Sulla superficie del fondello, questa volta proprio dove è l'arca, è stata individuata un solco centrale con delle microstrie. Questo nel bossolo Pacciani. Ecco, questo solco che si trova sul bossolo dei Pacciani è un solco che si trova anche nei bossoli degli omicidi, repertati in occasione degli omicidi Migliorini, Mainardi e Meyer Rusch. Allora c'è un altro elemento di identità. Perché solo in due? Ce l'hanno spiegato. Perché questa è una traccia che è fatta dalle labbra del caricatore nel momento dell'inserimento, e l'inserimento non è sempre uguale, ma anche queste labbra del caricatore si consumano sempre nello stesso modo e quindi hanno una caratteristica tale che se vengono individuati in qualche proiettile vuol dire che sono labbra di un caricatore che le ha lasciate nel momento di un inserimento e la loro presenza è identità. Ma non è tanto il solco di questo caricatore delle labbra, ma sono le microstrie presenti all'interno, che sono identiche nel proiettile Pacciani e nei bossoli repertati. Quindi oltre il solco come forma, sono le microstrie all'interno, che è un'imperfezione
data sempre dalla parte attiva di questo caricatore nel momento in cui viene inserito il proiettile. Su questo abbiamo per fortuna sentito tante persone, abbiamo sentito i consulenti di parte del PM, i periti del GIP, abbiamo sentito il consulente di parte della difesa. Sono stato proprio contento che l'abbiamo sentito su questo elemento e che ha fatto una sua relazione, perché questo signore, il signor Morin di Venezia, ci ha detto: primo, io le mie conclusioni le prendo per la difesa, ma non ho visto alcun reperto, quindi parlo un po' a scatola chiusa sulle fotografie. Vabbè, è stato onesto, che doveva fare? Era ovvio, non esisteva prima, è stato nominato dopo, e cosa poteva fare di diverso? Ho visto le perizie, posso dire che effettivamente, nonostante qualche foto che mi lascia perplesso, tutti i bossoli, tutti gli omicidi, parlo delle vecchie perizie, sono sparati dalla stessa arma, quindi anche la difesa col suo consulente ha dovuto riconoscere, ma dubbi non ce n'erano, che si tratta della stessa arma, ma ha aggiunto: io non ho visto né proiettili né bossoli degli omicidi nella cartuccia di Pacciani, però voglio dire qualcosa anch'io. E siccome l'ha detta correttamente il signor Marco Morin, io sono ben contento che l'abbia detto. E ha detto: l'unico elemento che qua ci interessa è quello delle microstrie, quelle sul fondello laterale. Quelle microstrie ci possono interessare perché quelle sono effettivamente elementi significativi. Io vi dico, per avere certezza, è senz'altro difficile, io vorrei un'identità totale, però ammetto anch'io che effettivamente, per dire qualcosa di positivo, bisogna vedere che ci siano più fasci di strie, il loro andamento, la loro altezza. Solo in questo caso io posso, come metodo, essere tranquillo. E questo è il metodo che hanno seguito i periti del GIP. Ci hanno spiegato come le microstrie sono significative perché hanno tutti questi parametri. Il Morin ha fatto il suo mestiere. Ha detto: io la certezza ovviamente non la posso certificare, però non la escludo, io vorrei che fossero identiche, allora come perito balistico sarei contento. Non ci ha detto che l'identità non poteva esserci perché c'è sopra quel meccanismo della percussione che non permetterà mai di dire che sono uguali. Quindi è un discorso che lui ha fatto teorico, comprensibilissimo, vero, apprezzabile, giusto, ma è fatto da una persona che ragiona sulla carta, dice cose vere, non ha visto i proiettili e quindi tenta giustamente di dire: per parlare di identità fatemele vedere uguali. Noi sappiamo che sono talmente individualizzanti che non c'è possibilità di dubbio, non esistono, ci hanno detto i periti, due uguali, perché tutti gli operai della Beretta, lavorando a mano, necessariamente li fanno diversi, gli otturatori. Concludendo quindi, compreso le giuste osservazioni dei periti balistici di parte, possiamo con tranquillità oggi dire che non abbiamo più dubbi che voi avete in atti questo dato pacifico. Ci sono sul proiettile elementi che ci consentono di dire che il proiettile Pacciani è una, trovato da Pacciani, nell'orto di Pacciani, è una cartuccia 22 Winchester H, è stata in una pistola, ha numerose microstrie identiche con gli 8 omicidi, con quelle differenze che sappiamo e che non dipendono certo dalla diversità ma dalla impossibilità di una comparazione su cose coperte, e soprattutto si tratta di microstrie che non possono essere prodotte artificialmente. Ci interessa fra un po'.
c'è ancora quell'identità sul solco e quella microstria sul fondello in due omicidi. In questa situazione mi capite che è impossibile parlare di casualità, che è impossibile parlare di coincidenza, che siamo talmente tranquilli che quelle impronte sono uniche e individualizzanti, che non ne esistono altre se non in proiettili che sono stati in quella pistola. È vero che nessuno vi ha mai portato, nemmeno in questo processo, ricostruite, riprodotte in laboratorio, proiettili con simili microstrie. Non sono stati mai trovati da nessuna parte proiettili con quelle caratteristiche, con quella O unica che viene da quell'otturatore. Quindi, se qualcuno voleva mettere in dubbio quella prova, e neppure il signor Morin si è permesso di metterla in dubbio, più di tanto, doveva portarcene altre, doveva farci vedere come era possibile ottenerle da tante pistole o farle false. Questa era l'unica cosa che si poteva fare. Qui ci siamo limitati, e anche ieri è stato fatto, a portare perizie e consulenze del signor Morin che riguardano la composizione del proiettile, composizione chimica che nessuno ha mai esaminato perché fu distrutta, perché non era quella che interessava. A cosa ci interessa sapere, a cosa ci serve se c'era l'antimonio o no? Sono problemi della Winchester, sono problemi di chi ha fabbricato il proiettile. A noi ci interessa l'impronta passiva del meccanismo dell'arma, che è un'arma che lascia quell'impronta. È l'impronta che ci interessa, non ci interessa nulla il proiettile, la carta, il foglio, la tela su cui è stato fatto. Poteva essere una Fiocchi, poteva essere un proiettile di qualsiasi tipo. A noi ci interessa l'impronta passiva del meccanismo dell'arma, l'otturatore. Cosa stiamo a discutere? Bene ha fatto la Corte a dire che non solo è una prova tardiva, se quel proiettile trovato a Pacciani aveva una composizione di un tipo o di un altro. Non ha assolutamente alcun valore in questo processo. Ci interessa l'impronta. Vedete come il discorso che è stato fatto più volte, quel proiettile non è uguale a un proiettile diverso, non serve a nulla. Qui ci interessa l'impronta. È solo quella che individualizza, che ci dà quella sicurezza, la dà a voi come l'ha data agli inquirenti e ai periti, che quel proiettile trovato a Pacciani è stato proprio in quell'arma, è stato colpito da quell'unico otturatore che esiste, perché la traccia è unica. Quindi state tranquilli, non dovete fare alcun tipo di perizia di diverso tipo, perché il dato acquisito è pacifico. Allora abbiamo un elemento oggettivo provato, che quel proiettile che Pacciani voleva dire non è suo, ma che ha cercato prima di noi, è un proiettile che è stato nell'arma degli 8 duplici omicidi. Eccola la prova, sicura, tranquilla, non va né enfatizzata ma non va messa assolutamente in dubbio, perché c'è la prova certa che è così. Quel proiettile è proprio un proiettile che è stato in quell'arma e che era nell'orto del Pacciani e è caduto da una pistola, dalla pistola che evidentemente quel signore stava caricando quel giorno e che è ancora spezzata o no in suo possesso. Ecco, tranquilli, sereni tutti, almeno noi, sul fatto che è un dato oggettivo sui quali non si può discutere. C'è un secondo dato oggettivo, questo primo è quello del proiettile che lega Pacciani indissolubilmente alla pistola, che non può che avere lui, poi vediamo anche il discorso dei trucchi. Secondo elemento oggettivo, quello del blocco. Facciamo la stessa operazione. Gli è stato trovato un blocco, Schizenbrunn. Dobbiamo fare la identica operazione. Questo blocco è stato trovato a lui, è suo, è pertinente Pacciani, primo punto. Secondo, ha a che fare veramente con qualcuno delle vittime, qualcuno delle vittime. Facciamolo questo percorso identico. Voglio
fare un percorso identico a quello della pistola. La prima cosa da fare è essere sereni, obiettivi, corretti, nel vedere se il blocco, anche questo, ci lascia tranquilli circa il possesso in mano di Pacciani cosciente e la provenienza sicura da una delle vittime. Se anche questa risposta è positiva, signori, proprio le conclusioni sono obbligate. Sono talmente tranquille che non ci possono minimamente lasciare scontenti dal punto di vista della prova indiziaria. Il blocco, Schizenbrunn. Quali sono gli elementi oggettivi? Fu sequestrato nel giugno del 92 nell'abitazione dell'imputato. Dato oggettivo, su alcune pagine vi erano delle annotazioni autografe apparentemente di Pacciani. Secondo punto importante è quello relativo a quegli appunti, non a quelle annotazioni, non all'interno del blocco, ma a quelle annotazioni dietro, quel prezzo che era sull'ultima pagina. Se noi proviamo che quel blocco è sicuramente legato a una delle vittime, è un blocco Schizenbrunn in tedesco, quindi a una delle vittime tedesche, anche qui, se siamo tranquilli su questo, il possesso in mano di Pacciani non può essere che un possesso non solo improprio, ma che lo lega agli omicidi. Allora, vediamo. Come compare? Vediamolo prima nella, come elemento oggettivo questo blocco. Una prima volta ne sentiamo parlare come comparsa nell'indagine dal dottor Perugini, il quale dice: vidi il blocco la prima volta in una perquisizione del 91. Pacciani era presente. In quel momento cercavamo la pistola o qualsiasi oggetto che ci riportasse al possesso di una pistola. Non diedi perciò alcun peso al blocco. Seguitemi in questa ricostruzione perché è quella che ci mette ancora più tranquilli. Non lo sequestrammo, noi cercavamo la pistola, forse una leggerezza, può darsi, ma i fatti poi ci hanno dimostrato che è una leggerezza ampiamente compensata. Facemmo successivamente a quel dicembre altre perquisizioni in cui cercavamo non più la pistola, ma c'eravamo un po' convinti che era nostro dovere cercare anche documenti. Lo sequestrammo quindi successivamente, nel giugno 92, quando mi resi conto, dice Pacciani e dice Perugini, obiettivamente tardi, che non trovando la pistola si doveva cercare se in possesso del Pacciani fossero elementi che lo legassero alle vittime o altrimenti agli omicidi. Questo avvenne, il perché si sequestrò dopo. Il maresciallo Minoliti, presente a queste perquisizioni, dice anche egli: vidi per la prima volta il blocco nella maxi perquisizione dell'aprile, maggio, ma non fu sequestrato. Anche il dottor Perugini lo vede, se servisse c'è questo riscontro. Ma quello che di più importante è nella descrizione dei fatti da parte del maresciallo Minoliti è quando ci racconta come e dove lo vide. Nel corso della maxi perquisizione, quella oramai nota come una perquisizione imponente, filmata, e qui è il punto, disse: ebbi modo di vederlo, dice Minoliti, il blocco schizze. Era insieme ad un plico all'interno del quale vi erano tutti i libretti, tutti i buoni di risparmio, i 100-120 milioni di Pacciani in una busta. Era tutto quello che interessava l'aspetto patrimoniale dell'imputato, del perquisito, era inconservato insieme ai valori. Allora focalizziamo questo blocco. Questo signore, che ha blocchi da tutte le parti, abbiamo visto anche in macchina, tiene un blocco di questo tipo insieme ai suoi valori, cioè lui, per ragioni che noi non sappiamo, ha un blocco a cui dà un grande valore, lo tiene insieme ai risparmi, insieme a tutti quei 100 e passa milioni. Che strano, dice Minoliti. Registrai il dato, me lo ricordo. Io non ero titolato per scegliere cosa sequestrare, non lo guardai dentro, ecco qua l'importante della deposizione dei Minoliti. Non vidi se c'erano scritte o meno, Pacciani era presente,
Ma nella successiva perquisizione, perché anche in questa, come sapete, nella maxi non si prende, e quindi è pacifico che oramai Pacciani sa che è stato visto, nella successiva perquisizione del 2 giugno 92, rammento che perquisimmo il locale che era adibito a salottino, che si trova a sinistra entrando dal civico 30 di via Sonnino, su di un mobile che si trova sulla parete opposta rispetto all'ingresso a destra, vidi che c'era un grosso vaso, quindi era stato messo sotto un vaso, con all'interno dei ceci, si ricorda anche questo, Minoliti. E sotto questo vaso c'era una busta di cellophane del tipo da spesa. All'interno vi era materiale cartaceo, tra cui il blocco. Era stato evidentemente spostato, collocato in modo diverso rispetto alla prima volta. Cominciai ad aprirlo, la prima volta non l'aveva fatto Minoliti perché non era quello l'oggetto delle loro ricerche, vidi che su alcune foglie c'erano delle scritte, lo sottoposi al vaglio del dottor Perugini, Pacciani era presente, attirò la nostra attenzione sulle scritte, ma noi non andammo oltre, lo prendemmo. Questo è il dato su come e quando viene visto, guardato, spostato da Pacciani, poi preso dagli inquirenti. Eccolo qua. Cosa ci spiega questo? Andiamo per gradi anche qui. Subito si può rilevare dall'esame esterno di questo blocco che è ben conservato. Ce l'hanno spiegato i periti, l'abbiamo visto da noi, di come si è conservato bene. Fra l'altro è una busta fra i valori, quindi i dati sono ben conservato, io aggiungo gelosamente conservato. Terzo punto, vi erano scritte in numeri 4,60, 4,20 sull'ultima pagina, annotazioni interne, quelle interne sicuramente del Pacciani, datate 1980-1981. Quindi la prima considerazione che viene a noi tutti da fare oggi è: che strano, un blocco gelosamente conservato nel 1992, fra gli oggetti, diciamo preziosi insieme al denaro, del Pacciani, c'è un blocco tedesco, Schizenbrunner, poi vediamo da dove proviene, sul quale ci sono annotazioni datate 80-81, annotazioni, poi le vediamo, completamente eterogenee fra loro, le conoscete meglio di me, sono la data in cui ha fatto un certo permesso per la caccia, la data in cui ha fatto una visita per gli occhiali, la data in cui ha preso un certo cancelletto per il gas, uno sportello, una data relativa a come si fa a allacciare il telefono. Cioè sono su questo blocco annotazioni sì datate, ma che sono fra sé cozzanti. Cioè sono date, e questo è il dato oggettivo, sì, sono annotazioni tutte datate. Caspita, sul blocco ci sono sempre delle date. Che strano. Sono annotazioni che nel loro contenuto ideologico riguardano cose talmente diverse fra loro che nessuno di noi, se tiene un'agenda, si immaginerebbe di annotare cose così diverse. Perché o le cose da fare, o dei numeri, o delle modalità. Come mai su un unico blocco ci sono fatti storici completamente diversi? Cosa c'entrano gli occhiali con lo sportello del gas? Cosa c'entrano gli occhiali con il permesso di caccia? Eccoci, e con la SIP. Sono annotazioni strane. Rimaniamo a questo. Allora dobbiamo un attimo. Una scritta 4,24, 4,60. Si fa una rogatoria in Germania per vedere se era possibile stabilire se questo blocco proveniva da una delle vittime tedesche del 1983. Era l'unica cosa da fare. Fra i testi sentiti in rogatoria ci sono verbali che sono nelle carte di quella rogatoria perfettamente utilizzabili da voi, che vi invito a leggere dettagliatamente. A me interessa il racconto che è stato fatto in quest'aula dalla sorella del Maier,
perché è un racconto che anche qui ci dà sicurezze, perché noi abbiamo bisogno di sicurezze. Cosa ci ha detto la sorella del Maier in quest'aula? Mio fratello frequentava una scuola di grafica ad Osnabrück, era terminata nell'83, stava facendo in Italia quell'estate il viaggio di fine studi per festeggiare l'ammissione a una scuola superiore. Disegnava mio fratello a una scuola di grafica, usava blocchi da disegno di varie dimensioni e marca e tipo Schizenbrunnen, proprio quello come quello sequestrato a Pacciani. Primo dato, questa donna ci dice, guardate, sono tranquillo, proprio quello come quello sequestrato a Pacciani. Primo dato, questa donna ci dice, guardate, sono tranquillo. Mio fratello abitava in casa con noi. A riprova di quanto dichiaro oggi a voi, che mio fratello usava quel tipo di blocchi particolari, ho consegnato agli inquirenti un blocco della stessa marca e tipo, ma di formato diverso, più piccolo, che ho reperito in casa. Era un blocco di mio fratello sul quale io ho fatto dei disegni. Era fra tutti i suoi oggetti, quei pochi che sono rimasti in casa. L'ho adoperato io stessa. Si trattava di blocchi, questi Schizenbrunnen, particolari, per qualità e tipo, adatti agli studi intrapresi da mio fratello. Studi che ho fatto anch'io. Mio fratello acquistava questi blocchi da Prell Shop a Osnabrück, il luogo dove studiava. Mio fratello mi consigliava di usare assolutamente quei blocchi perché avevano un'ottima carta e si potevano fare dei disegni a matita molto bene. Ho frequentato la stessa scuola in un'altra città. Ho sempre visto mio fratello usare quei blocchi di varie misure. Posso dire con certezza che mio fratello usava anche blocchi di misura più piccola di quello più grande che vi ho consegnato. Ecco qua, la sorella, l'avete sentita, è venuta qua, è stata certamente una donna che ha rancore, però che ha raccontato una verità riscontrabile, non ha raccontato storie, ha dato riscontri a quello che diceva. Ha anche in quest'aula portato delle matite, Faber-Castell e Stabilo, matite come quelle sequestrate a Pacciani. Si è sentita in dovere di darvi questo ulteriore reperto. Verificate voi se è vero che ci sono le stesse matite che lei ci ha descritto, quelle blu che lei ricorda benissimo, che ha visto nelle foto sequestrate a Pacciani. Prima di partire per l'Italia, ha aggiunto questa ragazza, mio fratello aveva fatto un trasloco di tutta la sua roba, proprio con quel furgone Volkswagen, l'aveva portata da una casa nostra alla casa nuova, l'aveva fatto parzialmente. Mio fratello non era particolarmente ordinato. Fece il trasloco della sua roba con quel furgone con cui venne in Italia. Non era ordinato, chissà se nei giorni prima di partire o meno ha lasciato qualcosa che gli poteva servire nel viaggio. Non è questo l'elemento che ci consente di dire che quel blocco è del fratello di Maier Horst, sono gli altri. Però c'è la spiegazione del perché quel blocco è proprio insieme a quelle matite e quel portasapone che poi vedremo in quel furgone. Perché il ragazzo, prima di partire per l'Italia, aveva fatto il trasloco. Era un po' disordinato. È una donna talmente attendibile che noi oggi, anche su questo, sulla provenienza di quel blocco Schizenbrunnen, siamo tranquilli. Ma vogliamo essere dubbiosi? Vogliamo essere più realisti del re? Il PM lo è stato. Dice, ma questa sorella è attendibile. Ci sono dei riscontri sul blocco che ci possano consentire di dire che effettivamente quel blocco viene da Osnabrück, dove la ragazza ci ha detto che suo fratello si serviva? Sì,
Per fortuna ci sono tranquilli, pacifici. Sono state sentite in rogatoria due commesse di quella cartoleria di Osnabrück. Ci hanno detto, l'hanno detto prima alla polizia, il 426, il 420 l'abbiamo scritto noi sul blocco, dietro. Il PM, io, proprio io, ho detto non mi basta. Mi sono tirato contro tutta la... tutti coloro che lavoravano con me, che mi volevano più pignolo, mi vedevano troppo pignolo. Cioè, ma come, non ti basta? Sì, non mi è bastato, era una cosa troppo importante. Ho preso armi e bagagli, sono andato a fare una rogatoria io personalmente a Osnabrück. Ho chiesto al procuratore della Repubblica di Osnabrück di sentire quelle persone. Le ha richiamate le due ragazze, le due commesse, ci hanno spiegato perché lavoravano a Osnabrück. Le due hanno detto: siamo sicure, cosa volete di più? Se non siete sicure, si rivolgeva al suo procuratore tedesco, fate una perizia sulla nostra calligrafia. Il procuratore disse, vabbè, la faranno gli italiani se gli interessa. Giustamente il procuratore di Osnabrück, persona che sa il suo mestiere, chiese a queste due signore, per cortesia dateci dei saggi di comparazione per fare questa perizia, dei saggi di comparazione che vengano dagli anni in cui voi dite, lavoravate a Osnabrück e avete... nella cartoleria Prel Shop avete apposto quelle scritte 426 420. Le ragazze trovarono con qualche difficoltà, e negli atti una polizza di assicurazione del figlio di 10 anni prima, eravamo nel 93, sono fatti dell'83, dettero le scritture di comparazione di allora, non quelle che fecero, quindi asettiche, certe, furono portate in Italia. Anzi, furono mandate dal procuratore di Osnabrück. Si fece la perizia che a quel punto era doverosa, ma ci lasciava sicuramente tranquilli. Fu fatta la perizia, fu fatto un primo tentativo che non ci dette la possibilità di avere chiarezza. Fu nominato dal GIP un collegio di periti, i quali in tre... sono venuti qua, tutti e tre, sono i periti nominati dal GIP, di scuole diverse, di città diverse, i quali vi hanno chiaramente detto nel loro elaborato collegiale fatto con metodologie diverse. Noi ci siamo fidati solo ciascuno di noi stessi, abbiamo fatto la perizia su questo 424 e 420 con metodi diversi, siamo giunti alla stessa conclusione. Usando metodi diversi, concludono, siamo arrivati allo stesso identico risultato. Le cifre 424 sono riconducibili alle modalità esecutive del saggio di scrittura Lohmann. La povera Lohmann, era 2 anni che lo diceva, era roba sua. Mentre la cifra 460 è riconducibile alle modalità esecutive del saggio di scrittura Stellmacher. Anche la Stellmacher aveva detto, caro PM Fiorentino, tu sei proprio testardo. Ero testardo, ho avuto ragione di confrontare ulteriormente, i risultati sono lì. Sono proprio contento che ci sia stata una perizia collegiale così qualificata come tipo di persone che l'hanno fatta, è un risultato univoco con metodi diversi. Apprendemmo in quella rogatoria che quel prezzo era il prezzo del blocco in epoca sicuramente antecedente al 1983. Siamo così tranquilli che quel prezzo è relativo a un blocco comprato prima dell'omicidio dell'83. A Giogoli, e che è un blocco che viene sicuramente da quella cartoleria, che viene sicuramente da casa Maier,
che viene sicuramente da quel furgone che era a Giogoli quella mattina, quel furgone in cui un signore con un motorino uguale a Pacciani, con sembianze uguali a Pacciani, frugava di mattina alle 7:30 senza avvertire la polizia. Un blocco non commercializzato in Italia, stiamo pure tranquilli. Il maresciallo Frillici ci ha lavorato per un mese, vi ha spiegato i risultati di quella indagine. Un blocco che senza dubbio non può essere venuto in Italia in alcun modo. Ma allora ci sono di qualche utilità le dichiarazioni di Pacciani su quel blocco? Eccole, sono sempre dello stesso tenore. Prima dichiarazione: quel blocco e quelle matite sono delle mie figliole, dice al PM. Sono matite comprate qui a San Casciano per andare a scuola. Riscontro, nessuna cartoleria le vende. Ah, caspita. Allora, è un blocco che ho trovato in una discarica. C'è subito la risposta pronta. Anzi, ci ha detto quale discarica ieri mattina. Era una discarica in cui c'era il blocco dei tedeschi, guarda caso, c'erano lavandini, rubinetti e qualche foglio di materiale per edilizia. Cioè, chiaramente... Anzi, ci ha detto quale discarica ieri mattina. Era una discarica in cui c'era il blocco dei tedeschi, guarda caso, c'erano lavandini, rubinetti e qualche foglio di materiale per edilizia. Cioè, chiaramente una discarica che è una discarica di materiale edile in cui c'era un blocco tedesco, cioè i tedeschi, qualche tedesco, non il Maier, va a buttare nella discarica, nei lavandini, il suo blocco comprato da Prel Shop. Qualcuno ha fatto domande ai testi in quest'aula, dice: ma c'erano tedeschi a San Casciano? Beh, giustamente gli è stato risposto di sì. E questo cosa vuol dire? C'è stato qualche tedesco che in quest'aula al dibattimento è venuto a dire: sono venuto in Italia, ho perso blocchi di quel tipo qua e là? Avete voi trovato blocchi simili? No, signori, state pure tranquilli. L'indagine è stata fatta, è completa. Il blocco ha un significato univoco, è di casa di Meyer Horst. Allora, vogliamo leggere cosa c'è scritto dentro? Ci può servire leggerlo? Certo che ci può servire. Ci sono delle date relative a quelle episodi che ho, cui ho fatto cenno. Nell'80 si è comprata una cosa, nell'81 si è fatta un'altra cosa. Il contenuto ideologico di queste scritte è stato comunque verificato. Ci serve? Sì, ci serve. Perché nella maggior parte dei casi abbiamo scoperto che sono contenuti ideologici per scritte che difficilmente trovano un riscontro. Basta pensare al discorso degli occhiali, 25.000 lire per comprare gli occhiali e la scritta pagate. Sono già stati ordinati nel 1980 dal Tot Ottico, ci dice il Pacciani, ce l'ha ridetto ieri. Ma signori, nel 1980 il signor Pacciani dice che ha comprato gli occhiali, ha fatto una visita e li ha ordinati, ci ha detto anche da quale ottico, l'ottico l'abbiamo sentito, non ne sa niente. Il Pacciani nel 1980 ci vuol far credere di aver dato la prova che aveva bisogno di occhiali nel 1980. Ci ha portato, per fortuna non acquisito, un portaocchiali rotto con un indirizzo, ma quel signore si è guardato bene da dire di ricordare episodi simili. Nessun ottico l'ha mai visitato, nessun ottico gli ha mai venduto occhiali, nessun oculista l'ha mai visitato. La visita difficilmente costava 25.000 lire. Ieri Pacciani, nel parlarvi dei suoi occhiali, aveva dei fogli davanti a sé, e siamo nel 1994. Aveva l'indirizzo di quella custodia, aveva dei fogli relativi a una tot attività, si è messo gli occhiali in tasca, vi ha letto comodamente senza occhiali da dove venivano e cosa c'era scritto in quei fogli ieri mattina qui, e ora noi dovremmo credergli che nell'80 si era comprato gli occhiali perché erano per lui necessari. Ecco chi è Pacciani.
La persona che per fortuna sua ci vede benissimo. Allora quella scritta, lasciamola lì com'è, come quella dello sportello dell'Otti che non costava 16.000 lire, come lui dice, della signora della caccia e pesca che non ha mai preteso da lui quei soldi per fare quella visita per la caccia che lui, quell'esame caccia che lui ha veramente fatto, ma il dato fondamentale è che non ha speso quei soldi scritti lì in quell'appunto. E il telefono, ha scritto sul blocco, per il mettere il telefono si chiama il 187, lui ha messo due telefoni, uno nell'80, nell'81 e uno nel 92, non ci serve a nulla. Ma il fatto del contenuto ideologico di queste scritte, bisogna tenere presenti che non ci può servire a nulla per un altro motivo, perché prima di tutto sono scritte e date che ha messo lui, come può darci una prova che sono vere? Secondo punto, ma se sono scritte che ha fatto lui. Ci è stato detto in quest'aula qualcosa su quelle scritte? Come no? Come no? Vi ricordate voi cosa ci è stato detto dai periti? Innanzitutto dal collegio peritale che ha esaminato il blocco per esaminare il 424 e 420. Ci ha detto, guardate, sapete di cosa ci siamo accorti? Il professor De Marco vi ha raccontato di cosa si era accorto nell'esame di quel blocco. Devo dire che il professor De Marco l'ha detto in quest'aula, ma l'aveva detto prima a me e io avevo fatto una consulenza tecnica, non potevo dare una consulenza al professor De Marco, perito del GIP. Il professor De Marco, dopo aver esaminato quel blocco per il GIP, la sua consulenza era solo sul 424, dice, ma guardi, io ho guardato anche dentro, sapete cosa ho scoperto? Ve lo ricordate bene cosa ha detto il professor De Marco? Dice, disponendo nel mio studio di illuminazioni con fasce di fibre ottiche per il mio lavoro, notai che su alcune pagine interne del blocco vi erano delle tracce grafiche invisibili, cioè dei solchi ciechi o solchi pressione o solchi latenti. Chiarissimo, no? Delle tracce grafiche trasferite da un foglio allora sovrastante quello attualmente visibile da tutti e contenente la scrittura a biro. Cioè dietro, sulla pagina bianca, c'era il solco di una pagina precedente che non esisteva più. Ma ha detto qualcosa di più sulle scritte visibili, ha detto due cose, scritte che non c'erano più, fogli strappati, ma la cosa più importante che ci ha detto il professor De Marco di sua spontanea volontà, la scritta che appare visibile a tutti nell'attuale primo foglio del blocco che parte con la data 13 luglio 81, esaminata profondamente, presenta un andamento frazionato. Non ha la continuità tipica della scrittura. Lui è un esperto di queste cose, l'ha detto di suo, nessuno è andato a cercarlo. Si è preso lui questa prima responsabilità, confermata poi ampiamente, quindi siamo tranquilli. Non è un prodotto diretto, ci dice il professor De Marco, pensiero, azione, scrittoria, ma quasi un prodotto indiretto quale può risultare dalla copiatura di qualche cosa già predisposto. Basta vedere che su alcune frasi ci sono virgolette, che strano, uno fa degli appunti, sono andato il giorno tot nel tal posto, fra virgolette. E in più ci sono correzioni, visibili a occhio nudo. Basta guardare le due volte R di murratura, le 8.000 lire del prezzo di quella qualcosa che è indicato in quella scritta. Quindi una persona che trasferisce scritte da un foglio all'altro, non scrive spontaneamente, che fa delle correzioni su quello che ha scritto. Ora voi dovete pensare a uno che fa appunti su se, per se stesso, li corregge, li mette fra virgolette. Questo primo risultato è stato
poi ampiamente verificato anche perché il De Marco l'aveva fatto spontaneamente, l'ha ripetuto qui in aula, da due periti incaricati, da due consulenti incaricati dal GIP, il dottor Donato, dal PM, scusate, il dottor Donato e il dottor Proietti della Polizia Scientifica, i quali hanno concluso che vi sono sul blocco tracce di scritture non spontanee, che le scritture evidenti sono di Pacciani, a quel punto era importante dire che quelle scritte fasulle le aveva fatte Pacciani, e che vi erano segni di scritture latenti pregresse, con degli errori. Le scritture latenti sono uguali a alcune delle parole scritte sopra. Vuol dire, signori, una cosa sola: alcune di quegli appunti sono stati scritti due volte, non contento di come era avvenuto, faceva degli errori, l'ha strappato e l'ha riscritto. Così si è comportato questo signore su quel blocco. Questo signore che parla di trucchi di terzi è un signore che il professor Morin di Venezia ha smascherato. Non ne aveva nessun motivo, dobbiamo ringraziare lui che di sua spontanea iniziativa si è accorto di questo ulteriore trucco, perché qui si parla proprio di trucchi, da quella bocca del signor Pacciani. Non posso che concludere in questo modo. Allora, se ci sono scritture latenti pregresse, eccola la spiegazione. Non ha importanza vedere se queste scritture c'è un doppio V o no. Questa è una indagine, l'avete vista voi, che non ha dato significato. Allora dobbiamo tornare invece al modo con cui normalmente Pacciani riempiva i suoi blocchi, le sue carte di appunti, dove vedrete, controllando ciò che è in sequestro, che ha agende piene, ma tutte monotematiche, o quasi, cioè è ovvio come tutti facciamo. C'è un'agenda, ci sono determinate scritte, c'è un blocco, ce ne sono altre, ma non ci sono mai su questi appunti, come sul blocco, cose che né io tengo a disposizione nel 92 e che invece ho scritto 10 anni prima. Eccolo qua, c'è la prova che ci sono scritte di questo tipo. Quindi è la prova che se il contenuto ideologico non torna, se sono scritte ripetute, lui ha ricopiato da una parte all'altra queste scritte che probabilmente aveva da qualche parte. Ha ricopiato solo quelle datate. Perché? Ve l'ha spiegato, se l'avete capito, il maresciallo Minoliti. Perché ha fatto questo? Perché si perquisiva, si vedeva questo blocco, nessuno lo prendeva. Un certo bel giorno nella maxi perquisizione si filma tutto, il blocco non si prende, Pacciani si rende conto che oramai il blocco è stato annusato, prima o poi me lo vengono a prendere, non lo posso far sparire perché lo tengo fra le cose più care, la seconda volta che lo vedono, ci faccio delle scritte datate lontane che mi permettono, nel caso in cui qualcuno me lo chiede, di dire è di prima dell'83. Questa è la ricostruzione sicura, logica, tranquilla. Non c'è alcuna altra possibile spiegazione, tant'è il signor Pietro Pacciani si mise subito in evidenza per far vedere che le scritte erano dell'80. Ma se non c'era il professor Morin, che di sua iniziativa metteva in evidenza questo dato di fatto... De Marco. De Marco. Che metteva in evidenza questo, nessuno avrebbe oggi letto come va letto quel ritrovamento. Ancora una volta la condotta è stata smascherata da degli ignari periti grafologi. Tutto qua. Noi sul blocco non possiamo dire altro che
dobbiamo per forza rimarcare che sono appunti stranissimi, datati, diversi fra loro. Sono appunti che come contenuto, guarda caso, per forza ci sono date tutte 80-81. Se a caso, perché non una dell'84-85? Vedete come è chiaro che è artefatto. Ma allora non possiamo che concludere nel modo che ci eravamo proposti. L'esame oggettivo del blocco ci rende tranquilli. È di Meyer, viene da Osnabrück, sono le scritte di quelle due ragazze, è anteriore alla presenza di quel blocco in Italia all'83, perché è acquistato e ha un prezzo anteriore, ma soprattutto le scritte datate da Pacciani non sono un elemento oggettivo che ci consente di dire, beh, se ci sono scritte prima, è sicuramente di prima. No, quel blocco era sicuramente in quel furgone. E ecco, è un elemento oggettivo gravissimo a suo carico. Era proprio quel riscontro che noi cercavamo insieme al proiettile, quel riscontro che lega Pacciani ad una delle vittime. Che il blocco fosse in casa sua, ce l'ha detto da sé, ci ha scritto sopra, ci ha levato l'onere di dare questa prova, che è pertinente del giovane tedesco e è sicuramente in possesso di Pacciani. C'è ancora qualche piccolo elemento indiziario che io dico piccolo come argomenti, ma gravissimo come entità. Il portasapone, due parole sole. Ci interessa o non interessa quel portasapone? Caspita, è un portasapone con una scritta Deis, non commercializzato in Italia. Cosa ci hanno detto la sorella? Dice, appena quel portasapone fu visto dai miei familiari, dissero, mi sembra familiare, non so bene dove l'ho visto. Quando mi fu mostrato la prima volta, dissi, sicuramente è di casa nostra, ma non so bene di chi. Mio padre, dice la ragazza, ed un amico, Manfred Lenke, presente, ebbero la stessa sensazione. Lenke era molto amico di mio fratello. In quella stessa estate erano stati in Spagna insieme nella tarda primavera, avevano fatto il trasloco insieme, erano stati con lo stesso furgone. Lemke, oltre ai familiari, è lì il verbale nella rogatoria, è la persona più titolata per dire qualcosa su quel portasapone Deis, non commercializzato in Italia. Il maresciallo Frilli ci vi ha spiegato come stanno le cose. Quel portasapone ha lasciato un'impronta che combacia perfettamente sull'ultima pagina del blocco. È un dato che serve o non serve? No, signori, attenzione, perché è un dato che serve anche questo, perché non è che il portasapone è stato trovato sopra il blocco in casa Pacciani, erano in due posti perfettamente diversi, su una specchiera uno, dentro una trousse, il portasapone, il blocco sull'altro mobile nel sacchetto che sappiamo. Quindi la traccia che c'è sul blocco del portasapone non è stata fatta sicuramente in quel momento, nel momento in cui è stato posizionato. Dovremmo pensare che Pacciani ha usato il portasapone, l'ha bagnato e l'ha messo lui sul blocco. Ma perché un meccanismo così difficile? La cosa più semplice è che il portasapone che viene è riconosciuto da Lenke, bagnato, era sul blocco quando è stato trovato. È una cosa talmente semplice e logica che io non vorrei che fosse sottovalutata, perché è un elemento talmente qualificante circa il fatto che blocco e portasapone stavano insieme, almeno in un certo momento storico, che difficilmente si può dire qualcosa di diverso. Solito comportamento di Pacciani, non è mio, ce n'ho un altro che ho comprato in carcere, eccolo qua, l'altro l'ha comprato in carcere, vi è stata data la prova dell'altro portasapone, ma di questo niente, non ha detto niente, ha cercato di fuorviare tutti dicendo che aveva un altro portasapone, era stato comprato in carcere, forse anche quello, no,
assolutamente niente. C'è un altro elemento oggettivo, l'asta guidamolla. Ci dice qualcosa? È un elemento che ci lascia di dubbi? È un elemento che noi possiamo oggi valutare? Vediamo l'elemento oggettivo, voi valutate. Io non ho niente di particolare. Cosa c'è? È un'asta che arriva insieme in una lettera il 25 maggio 92 ai Carabinieri di San Casciano. Perché è importante il 25 maggio? È la data che è importante per questo arrivo. C'è uno scritto, c'è un disegno anonimo, Crespello viene espulso. Ci sono due pezzi di stoffa, c'è un'asta guidamolla dentro. Un'asta metallica, si fanno accertamenti, l'asta metallica è un'asta guidamolla di una pistola 74 Beretta. Là. Che non ci siano dubbi sul fatto che è un'asta guidamolla che ci interessa. La pistola Beretta calibro 74, sapete che è proprio una di quelle che i periti hanno individuato come pistola con cui sono stati sparati i bossoli. Ci sono due pezzi intorno a quest'asta guidamolla, due stracci che sappiamo sono di casa Pacciani, sicuri, tranquilli. Ma così in sé quest'asta guidamolla non ci lascia tranquilli se non vediamo se il processo ci ha dato qualcosa di più. E allora noi dobbiamo valutare in tutta la loro portata le deposizioni di Fantappi e Nicoletta e Battoli Tiziana, sentite in quest'aula, le quali vi hanno raccontato che un certo giorno, tre o quattro giorni prima della maxi perquisizione, avevano visto proprio Pacciani in un viottolo a Crespello. Sapete bene perché ci interessa Crespello. E erano i giorni proprio anteriori alla maxi perquisizione. Loro si sono presentate esclusivamente perché ci hanno detto, che strano, perché la cosa ci è apparsa importante, perché a un certo momento noi veniamo a sapere che è arrivato una busta simile e sappiamo che Pacciani perquisito a fine aprile del 92 era nel bosco qualche giorno prima, ci salutò. E allora questo è il dato. Signori, l'asta guidamolla arriva in maggio. Le ragazze vedono Pacciani a Crespello in aprile. Allora il fatto che Pacciani fosse a Crespello prima della maxi perquisizione è un elemento che entra paurosamente nel processo, non c'è niente di più, però c'è sicuramente il dato che questa asta guidamolla e quegli stracci sicuramente di casa Pacciani legano questa asta guidamolla e la collocano nel tempo. Arriva a maggio. Ma Pacciani fu visto prima della maxi perquisizione in quel posto. Io non aggiungo altro perché noi non sappiamo chi ce l'ha inviato, non sappiamo queste ragazze cosa hanno visto, cosa hanno detto. Chi è andato a cercare a Crespello come stavano le cose? Chi ha inviato quell'asta? Noi non lo sappiamo, ma è un elemento che è importante come tempi. Perché se le ragazze non avessero visto Pacciani a Crespello prima della maxi perquisizione e non fosse arrivato dopo, la cosa ci lasciava dubbiosi. Così no. Perché è un elemento che ci dice sicuramente che qualcuno incalzato dalle indagini, Pacciani, era a Crespello in quei giorni, prima della perquisizione, e che sicuramente è stata trovata un'asta guidamolla per pistola che sappiamo, con gli stracci di casa sua. Le ragazze lo hanno visto in aprile, proprio prima della perquisizione. Pacciani, come al solito, ha sempre detto nei memoriali, poi non c'è più tornato,
No, io c'ero stato in gennaio, erano sicuramente delle poliziotte, sono state in casa mia. Ale, lui gli dà l'importanza a questo dato, lo colloca anteriormente nel tempo, vuole che si creda che erano delle poliziotte, le quali non hanno mai pedinato Pacciani a Crespello, perché non era possibile pedinarlo in luogo aperto. E allora il dato Asta Guidamolla, per quel che vale, viene da un anonimo, va solo letto in questo modo. Noi non ne sappiamo niente di più, sappiamo solo questi dati. Allora io ho l'ultimo argomento. È un argomento che ho lasciato per ultimo apposta, quello dei trucchi. Perché? Perché Pacciani ha in continuazione, fino a ieri mattina, parlato di trucchi, di complotto. È l'ultimo argomento che io voglio affrontare, lo voglio affrontare però obiettivamente, serenamente. C'è la possibilità che qualcuno abbia fatto dei trucchi, qualcuno abbia fatto il complotto? Vogliamo nasconderci dietro un dito e vedere come stanno le cose? Esaminiamo fino in fondo, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma è un argomento, l'ultimo, che io vorrei che sgombrasse qualsiasi ombra di dubbio a voi, perché i trucchi che possono essere stati fatti ce li ha detti lui, esaminiamoli. Complotto di testimoni, non è possibile, li ha ingiuriati lui, è lui che mente, lo abbiamo sentito a lungo. Quindi non rimane altro che pensare a trucchi sui documenti. Quelli fondamentali in cui noi dobbiamo chiederci oggi se abbiamo dei dubbi e possono essere veramente trucchi come lui dice, sono soltanto il blocco o il proiettile, perché sono quelli indizianti, per cui se non sono suoi ma sono di qualche altro, allora ci lasciano perplessi. Quindi testimoni no, blocco non può essere un trucco, ci ha scritto lui, rimane il proiettile. Il proiettile può essere un trucco, può essere stato fatto da qualcuno, esserci stato messo da qualcuno. Vediamolo oggettivamente, serenamente, quali sono le emergenze del processo. Il proiettile è stato trovato nel suo orto, è un proiettile che è caratterizzato non tanto dalla sua oggettività materiale, ma da quell'impronta. Il famoso otturatore. Allora, se qualcuno gli avesse voluto fare dei trucchi, chiunque esso fosse, poteva soltanto, se esistesse una persona simile, chiunque essa fosse, io non lo voglio nemmeno pensare, ma lo faccio per dovere di obiettività, se voleva fargli un trucco per il proiettile, poteva fargli solo o mettere la pistola se ce l'aveva, o mettergli un trucco universalmente conosciuto come riconoscibile. Poteva mettergli soltanto un bossolo in cui qualcuno, conoscendo le tre impronte primarie, percussione, estrazione, l'estrattore e l'espulsore, conosciuti, fosse sicuro che si riconosceva. Quindi l'unico trucco che si poteva fare in quel momento nella perquisizione e fare trovare era questo. Perché dico che il proiettile trovato a Pacciani, se ce n'è bisogno, se ce ne fosse bisogno, non è un trucco? Perché, signori, nel momento in cui fu trovato nell'orto di Pacciani, nessuno al mondo, dico nessuno, sapeva che su quel proiettile c'erano le impronte secondarie dell'otturatore, quindi nessuno poteva saperlo. Furono ritirate dai periti, dal GIP, nel 1992, dopo la perquisizione. Eccolo l'argomento trucco, caduto miseramente. Come poteva qualcuno costruire un trucco di cui non si sapeva che c'era termine di paragone? Non sarebbe stato possibile per nessuno fare un duplicato di qualcosa che nessuno conosceva. Ecco perché il proiettile è sicuramente stato in quella pistola, perché quelle tracce, quelle microstrie che sono la testimonianza del meccanismo dell'arma, sono state scoperte dall'ingegner Benedetti, da
generale Spampinato, che hanno ritirato quei bossoli che erano ai corpi di reato, che nessuno sapeva che contenessero quelle microstrie. Quindi nessuno poteva fare, nemmeno fosse stato il più malefico, il più malevolo delle persone di questo mondo, fare un trucco, perché nessuno poteva sapere cosa truccare. I proiettili erano ai corpi di reato. Le ha scoperte l'ingegner Benedetti. Ecco qua. Quindi anche quest'ultimo modo di presentarsi di Pacciani è l'ultima sua mossa sbagliata, è quella che definitivamente ci toglie tutti i dubbi. È l'ennesimo tentativo di mischiare le carte, paurosamente fallito come tutti gli altri, come quello relativo al blocco. Allora non mi rimane che concludere un po'. Io vorrei fare solo per i giudici popolari due brevissime considerazioni in diritto sui processi indiziari, sul quale sono le norme che regolano le decisioni in caso di processi indiziari, di formazione della prova, quali sono i requisiti degli indizi. Il meccanismo è quello previsto dall'articolo 192 del codice di procedura. Quali sono i requisiti della prova indiziaria? L'articolo 192 stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, come nel nostro caso. Questo dice il nostro codice. Se non c'è la prova diretta, ci si può arrivare, signori giudici, per prova indiretta. Gli indizi, come nel nostro caso, devono essere però gravi, precisi e concordanti. Gravi cosa vuol dire? Nel senso che è un carattere proprio la gravità dell'indizio, che riguarda il fatto, l'alto grado di rilevanza per la decisione. Questo è l'indizio grave. Tutti o quasi tutti i nostri sono gravi. La precisione, vi dice, attenzione giudici, devono essere indizi precisi, cioè devono essere non equivoci, devono essere univoci. Quindi deve essere un indizio che attiene a elementi non equivoci che noi vogliamo dimostrare. Ma in più è un elemento esterno, devono essere concordanti fra loro, devono essere tutti indizi che convergono tutti nella stessa direzione, non c'è nel meccanismo logico alcuna interruzione, non c'è possibilità di dimostrare che qualcuno non è attinente, che prova sicuramente il contrario e quindi tutto il castello cade. No, questo chiede il codice. In sostanza ci chiede che la prova in questo caso deve essere data da una pluralità di elementi fra loro tutti concordanti. Ho iniziato dicendovi nessuno è venuto a dire niente, al contrario, anzi, siamo andati avanti mattone su mattone alla medesima unica conclusione. Quindi rimane il principio del libero convincimento del giudice, che può essere quello che vi deve consigliare nella vostra decisione. Nel valutare come voi potete arrivare alle conclusioni, analizzando tutti questi elementi e seguendo anche un principio oramai pacifico della nostra Cassazione, che io ricordo a me stesso ma ai giudici popolari, che il giudizio sulla gravità, dice la Cassazione, precisione e concordanza, è frutto di una valutazione unitaria, sintetica, non atomizzata, di tutti gli elementi oggetto di considerazione, in modo da consentire di riempire le lacune che ciascun elemento fatalmente porta con sé. Ecco il meccanismo. Se voi vi sentite in grado di dire abbiamo tanti elementi che ci consentono di dire qualcosa su questa vicenda, ce ne mancano altri e dobbiamo valutare la vicenda nel suo complesso. Questo è il meccanismo vostro. Perché il PM vi ha dimostrato senza ombra di dubbio che in questo processo
ha portato a concludere che ci sono senz'altro moltissimi elementi indiziari, numerosi come richiesto, gravi, precisi nei modi che si è detto, univici e concludenti, che Pietro Pacciani sia proprio l'autore di questi gravissimi delitti, per i quali delitti questa città ha tremato a lungo, con dispendio di mezzi, di forze. Avete visto quali sono le forze, i risultati di questa attività che è oggi oggettiva e incontestabile, che come conclusioni porta a conclusioni univoche e tranquille. E queste conclusioni si possono sintetizzare in pochi elementi. È un uomo che è sicuramente persona abituata a spiare, coppie l'abbiamo provata appartate, la prima volta addirittura l'ha fatta nel 51, per quel fatto è confesso. In quella occasione, nel 51, proprio come negli omicidi del 74 e dell'85, ha ucciso con una col coltello, con una violenza e con una crudeltà inaudita, e quell'episodio del 1951 lo ha inequivocabilmente condizionato per la vita. Gli fece passare quell'episodio un periodo in carcere, lungo, dopo il quale, con i rancori che ho per forza di cose illustrato e che erano sicuramente nella sua anima, uscì. Un omicidio del 51 che gli aveva fatto perdere la sua donna, e che donna la Bugli che ha cercato per tutta la sua vita. Un uomo che è rimasto senz'altro condizionato da quelle effusioni d'amore del Bonini con la sua donna, condizionato in modo tale perverso da arrivare a fare l'amore con la sua donna dopo un omicidio. Questo è il nostro soggetto, questo è un elemento fondamentale, questo è Pietro Pacciani, un uomo violento, lo abbiamo dimostrato, che ha inteso il sesso sicuramente solo sotto forma di violenza, basta pensare a quello che ci hanno detto le figlie. Un sesso talmente abnorme che non può che averlo condizionato sempre. È un uomo che, Guardone, nel cui orto nel 1992 abbiamo trovato un proiettile sicuramente incamerato nella pistola che ha sparato. Un uomo che, incalzato dalle indagini, sicuramente ha cercato di disfarsene, non c'è riuscito, non l'ha trovato. Un uomo che sicuramente ha posseduto più pistole, già da epoca remota, e che sicuramente ha posseduto una calibro 22 Beretta, e che con la pistola spiava le coppie. Un uomo che aveva in tasca un biglietto con una targa auto di una coppia che era agli Scopeti. Un uomo che aveva fra le sue cose un blocco appartenuto alle sue vittime, a una delle vittime, un uomo che, incalzato delle indagini, si è disfatto di un'asta guidamolla, un uomo che sicuramente ha sempre detestato, dopo quel fatto del 51, ce l'hanno detto le figlie, ce l'ha detto la Sperduto, le coppie che si appartavano in auto, un uomo a cui sono stati sequestrati una quantità di documenti che lo legano agli omicidi, un uomo che dall'altra parte ha mentito fino all'inverosimile su tutto ciò che gli faceva comodo, un uomo che ha oltraggiato e ingiuriato i testi, che ha cercato intorno al collo, non ha saputo che dire sono trucchi, ma che è stato smascherato ancora quando si è dimostrato che nessuno poteva mettergli una proiettile
in casa nell'orto perché nessuno sapeva che si poteva fare un trucco del genere. Chi è Pacciani oramai lo sapete, come si è comportato davanti alle accuse gravissime che gli sono state mosse, lo avete visto in questo processo, giorno dopo giorno. Un uomo falso, bugiardo, violento, un uomo che ha fatto della minaccia una regola di vita, un uomo diabolico, uno psicopatico con sicure devianze sessuali, un violentatore delle figlie, già condannato per omicidio, sicuramente un sanguinario, un calunniatore incallito, un tracotante oltre ogni misura, un uomo che non si è mai pentito di ciò che ha fatto. Ci ha parlato ieri di pentimento, ma ce l'ha spiegato lui, che il pentimento è nato per il fatto del 51 solo perché il maresciallo gliel'ha chiesto. Lui non si è mai pentito di niente. Un uomo che è buono a invocare l'anima solo nel modo che ha fatto ieri. È un figlio eccezionale, per fortuna eccezionale, di questa nostra terra. Ecco chi è Pacciani. Un contadino scaltrissimo, perverso. Uno che si è contornato, questo l'abbiamo visto, di uomini come lui, vecchi, vecchi dentro, squallidi sicuramente, tristi, che ha dominato come ha voluto, compagni di merende, compagni che ha dominato come ha voluto e che oggi lo temono, con i quali ha diviso sicuramente perversioni. Il quale ha sicuramente primeggiato in queste sue perversioni, il quale ha sicuramente con le sue perversioni compiuto i delitti che sappiamo. Un uomo vissuto in un mondo squallidissimo, che noi non ci immaginavamo mai che esistesse, sul quale mondo questo processo ha fatto luce, che noi lo vogliamo o che non lo vogliamo, un mondo squallido, sconosciuto, triste, pericolosissimo, di uomini sporchi, un mondo sconosciuto, un mondo per fortuna marginale, nel quale sono, per mano di Pacciani, maturate queste perversioni che hanno portato a questa catena di omicidi. Un uomo che è stato incalzato da una massa di indizi talmente gravi che oggi vi consentono tranquillamente di emettere un verdetto di colpevolezza, perché non avete né potete avere dubbi su questo. Indizi che non solo vi consento, ma vi chiedono di emettere questo verdetto di colpevolezza, così come ve lo chiedono le 16 vittime di quella mano, mostruosa mano omicida, e che non può che pagare la sua colpa con il carcere a vita, così come previsto dal nostro codice, per ciascuno degli omicidi che ha commesso. Chiedo quindi che sia dichiarato colpevole dei delitti a lui ascritti, condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno massimo per 3 anni, così come è previsto in caso di continuazione fra reati che prevedano l'ergastolo dall'articolo 72, e con le pene accessorie di cui al codice. Bene. L'avvocato Santoni.